voglio ringraziare tutti i ragazzi africani che hanno partecipato alla selezione o sono diventati miei amici. Questa è una cosa ancora più importante. Teo De Luigi, scrittore, autore, regista, ti sei sempre occupato della società, delle inquietudini sociali. E cosa ti ha spinto e ti ha motivato a realizzare adesso questo film documentario Senza radici, noi migranti in un paese chiamato Italia, e qual è l'obiettivo? Le inquietudini per me sono interessanti quando diventano un fenomeno, non quando sono episodi. E il fenomeno dei migranti si è inserito in una società stanca e lacerata come la nostra. Pur essendo la settima o l'ottava potenza mondiale, non riesce a organizzarsi per accogliere e per cambiare pelle, perché forse cambiare pelle è la cosa più interessante e più forte che ci può succedere. Ci fermiamo solo sui numeri, però non sappiamo di che. L'emigrazione negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, è stata utilizzata per mascherare le nostre debolezze. Nessuno può dire che è nato un progetto che sia stato di inclusione o di esclusione totale, sempre invece come dire, costruiti su questa mezza misura di potere un po' accogliere, un po' respingere, ma seminando tanto veleno, perché questo serviva a una certa politica. Non si muore più dopo che abbiamo fatto il trattato in Libia. Non è vero, in Libia si muore ogni giorno. Era molto meglio di morire nel mare che tornare in Libia. Più si parla di migranti e meno si parla di mafie in Italia. Il tuo film parte dalla spiaggia, dal mare, eppure il mare è l'ultima tappa di un viaggio che spesso dura molti anni, che i migranti devono affrontare per arrivare in Europa. Io sono nato davanti al mare, sono nato a Cattolica e oggi abito a Finale, che è una simile cittadina, per cui il mare non è solo quello dei migranti, è anche il mare che io in qualche modo mi sento dentro. Nella nostra ricerca sono stati un centinaio di persone, di ragazzi, di africani che in questi ultimi anni hanno tentato l'avventura e oggi sono qui. E sono qui anche con un atteggiamento che è stato l'atteggiamento dell'imparare la nostra lingua. Ecco, per esempio nel film i ragazzi raccontano come fossero dei vecchi griot, che sono gli anziani una volta, che specie in Africa raccontavano la loro vita, come dei cantori, come i nostri cantori siciliani. E loro oggi, avendo superato i rischi di una tragedia che purtroppo ha fatto 10.000 morti fino adesso, negli ultimi 10 anni, loro sanno che cosa vuol dire soffrire. Leggevo dei numeri dei morti in mare sui giornali e mi chiedevo: com'è possibile continuare a contarli? Per me vale solo un principio: non uno di più, perché ha più valore la vita di un solo uomo, di una sola donna, di un solo bambino, che tutti i nostri piccoli egoismi materiali. Sono convinto che il progetto Senza radici aiuterà a diffondere questo messaggio. Per fare uno schematismo magari anche di maniera, ci sono film
dedicati all'immagine, che sono forti come immagini, come modo di girarli, e ci sono film di parola, ci sono film di racconti. Ecco, per me quello che possiamo fare noi documentaristi è raccontare.